Sento per prima cosa il dovere di chiedervi scusa. Un peggioramento della mia salute ha reso difficile la mia presenza a questa manifestazione e devo limitarmi quindi a leggervi una breve comunicazione. E poiché una delle domande che si pongono a chi ha scritto un romanzo è quello del perché, cerco di illustrarvi le mie ragioni. C'è ovviamente il forte interesse nato in me per la figura di una madre dimenticata, forse per superare il trauma giovanile di una morte in attesa, ma c'è anche e soprattutto la volontà di esprimere l'essenza di quella che viene chiamata grande storia, con la S maiuscola, nei suoi rapporti di tutti i giorni con la gente comune, quella gente che troppo spesso la storia la subisce fino alle estreme conseguenze come quelle di una guerra sanguinosa. Ho voluto cioè narrare nel modo più semplice, attraverso gli eventi e i lutti casalinghi, i dibattiti e le discussioni popolari, i comizi, gli scritti dei giornali, un periodo del Novecento ancora poco esplorato, almeno dalla letteratura, quello che va dalla guerra di Libia alla nascita del fascismo, con le grandi emigrazioni dei primi anni del secolo, gli sviluppi del socialismo e del nazionalismo. Epicentro di tutto questo, il nefasto quadriennio della Prima Guerra Mondiale, così come lo vissero la popolazione del Cremasco e la maestra con la bandiera rossa, emblema allora di una militanza socialista integerrima e senza compromessi. Una donna, Anna, venuta da quel nulla che era chiuso in un brefotrofio e che in quel complesso periodo storico seppe non solo militare dalla parte degli oppressi e in particolare delle donne, ma anche dare voce e dignità attraverso i suoi articoli alle miserie e alle speranze di un'intera popolazione. E divenne pertanto vittima di quella barbarie fascista che qualcuno vorrebbe oggi dimenticare e che invece va ricordata sempre a voce alta perché nulla di simile si possa ripetere nel nostro paese. Voglio aggiungere che il desiderio di studiare ed esprimere il più semplicemente possibile, anche nel linguaggio, i fatti della storia, mi è venuto anche da quello che ho potuto osservare e vivere di persona negli ultimi anni qui a Crema, nel corso di quel premio scolastico dedicato proprio ad Anna Delmi, che ha spinto gli studenti del Cremasco a documentarsi e a esprimere nei modi più diversi, dalle interviste agli anziani protagonisti di eventi lontani, alla rappresentazione teatrale, musicale, videografica, grafica e multimediale, avvenimenti che fino ad oggi venivano esposti solo sulle pagine dei libri di testo, talora pedanti e noiosi e spesso basati su discutibili revisionismi. Spero che quel che sono riuscito a scrivere in questo romanzo possa anche essere utile a quei giovani che stanno affrontando altre ricerche, ma desidero, concludendo, citare un episodio significativo. In un recente incontro con gli studenti romani, che ha avuto luogo il 24 settembre scorso, il Presidente della Repubblica Ciampi, attento custode della memoria del nostro Paese, ha così invitato i giovani: provate a scrivere voi la storia d'Italia, raccogliete le memorie dei vostri nonni e padri, di chi ha vissuto la guerra, la liberazione, la ricostruzione, raccogliete le memorie della vostra città. Quello che la mia generazione ha vissuto a voi può sembrare lontano, ma è su questo che poggiano l'Italia di oggi e la stessa Costituzione europea che voi siete chiamati a completare. Fin qui Ciampi. Secondo me sarebbe bene che le autorità cremonesi e cremasche, quelle delle istituzioni e quelle del mondo scolastico, facessero conoscere a tutti e in particolare al nostro amato Capo dello Stato che qui a Crema studenti di ogni tipo di scuola sono impegnati da 3 anni in questa direzione e che l'esempio cremasco di un nuovo modo giovanile di studiare e proporre la storia potrebbe essere propagandato e trasferito alle altre scuole italiane.
perché questo è uno dei vanti che potrebbe giustamente rivendicare la città di Crema, anch'essa protagonista di questo romanzo, così ricca non solo di bellezze artistiche, ma di senso civico e di iniziative culturali.